Salve gente, sono Larus ed eccomi qua su Europa Universalis 4 con i nostri ottomani. Nell'ultima puntata ho finito la guerra con l'Albania, molto veloce, è stata molto facile come guerra. E adesso voglio conquistare Costantinopoli. Ci metterò non troppissimo, credo. A meno che... Devo vedere, non credo che sia troppo difficile conquistare Costantinopoli perché... Qui è praticamente a noi bizantini. Poco, ecco. C'è anche Cipro che dovrei conquistare, magari più avanti. Ok, quindi assegniamo subito la missione di prendere Costantinopoli e abbiamo preso anche un casus belli per dichiarare guerra ai bizantini senza troppi problemi. Sì. Ok. Bene, guardiamo un attimo. Poi ho dei... Posso dichiarare guerra all'Austria? No, ma chi? Dice che ho dei... Ah, all'Ungheria posso dichiarare guerra in teoria. Però l'Ungheria è un po' troppo distante. Lasciamo stare queste rivendicazioni. Ok, intanto... guardiamo un attimo... Possiamo ancora fare un altro trattato. Direi di fare un matrimonio diplomatico con Tripoli. Mi converrebbe abbastanza. Vediamo un po' di... se... non si accettano. Vorrebbero accettare. Bene, abbiamo fatto un matrimonio diplomatico, molto bene. Sono delle cose che fanno bene a una nazione come, come la nostra. Quindi, ok. Adesso mandiamo le nostre unità di navi, due, una metà qui e l'altra metà qui, in modo che così riusciamo a fare un embargo, una sorta di embargo, ecco. Poi dopo ovviamente voglio conquistare questa regione qui, questa, un po' tutto il mondo, ecco. Ok, è tornato da Tripoli. Vediamo le navi in posizione e poi dopo possiamo subito dichiarare guerra. Qua non c'è nessun generale, allora prendiamone uno. Qua non c'è nessun generale, possiamo anche non prenderlo qui, forse. Ci mancano un po' di generali, eh. Dobbiamo prenderne, sono importantissimi. Ok, quindi l'altra nave è in... movimento, aspettiamo solo un attimo che arrivi a destinazione. E ok, possiamo dichiarare guerra. Far fuori un impero che dura ormai 1000 anni. Sì, annessione totale, tutto quanto. Siamo in guerra. Mandiamo le unità in marcia, queste qua le lascio qui nel caso se in zona si ribellino. E muoviamoci. Abbiamo già 20% di forza. Perché avendo Costantinopoli e Achaia e Morea vicine alle nostre navi, cioè possiamo assediare per via navale. Il 29 novembre, noi di 30 novembre. Dobbiamo fare il culo. Ah, nuovo erede al trono. Mehmet, Maometto dovrebbe chiamarsi, quindi dovrebbe essere Maometto III, qualcosa del genere. Chiediamo un po' come va la battaglia contro i bizantini. Dovremmo vincere. Ok, noi siamo un po' in svantaggio perché abbiamo dovuto passare un fiume. O no, il terreno. Però abbiamo vinto. Nessun problema. Continuiamo a muoverci intanto. Dividiamo le forze a metà, una la mandiamo, lasciamo ad Achaia e l'altra la mandiamo a Morea. Ah, c'è una nave bizantina. Ora dobbiamo solo aspettare che città muoiano, ecco.
La borghesia, non so che cosa sarebbe. Ah, la borghesia è una classe. È la classe borgotica, non so. Sarebbe forse una classe nobiliare. Ottomana, non lo so. E comunque si sentono un po' messi da parte nella gestione del governo. E possiamo dire, chiedergli, beh, diamogli un po' di privilegio oppure no. Se accettiamo, perderemo potere amministrativo. Se no, perderemo potere diplomatico. Io direi di perdere un po' di potere diplomatico, che l'amministrativo è un po' più importante per me. Che serve un po' per le idee, tecnologie, queste cose qui. Quindi, aspettiamo un attimo. Andiamo un attimo veloce. Qua dovremmo aver quasi finito. Ok, tra poco ci sarà una possibilità di vincere qui. Probabilmente questo qua sarà l'assedio che finirà prima, quello di Morea, dopo che ha infine Costantinopoli. Ok, a che è finita? Morea anche, e manca solo la seconda Roma, Costantinopoli, il centro tra l'est e l'ovest del mondo, europeo ovviamente. Ce la faremo? Non lo so. Molto probabilmente sì. Aspettiamo. Sono arresi. Ok, quindi facciamo un trattato di pace. Io proporrei un'annessione totale. Proporrei. Quindi chiediamo. E hanno accettato la nostra generosissima offerta. Annessione totale. Ok, abbiamo fatto la missione. E ora possiamo fare un'altra decisione. Integrare Costantinopoli. E faremo questa missione, ovviamente. Che faremo una regione cuore del nostro impero. E faremo anche la decisione di spostare Costantinopoli, la capitale da Edirne a Costantinopoli e la richiameremo Istanbul. Prenderemo come Costantinopoli come regione madre e diventerà turca la cultura principale e la religione principale diventerà sunnita. Sarà richiamata Istanbul, prenderemo più tasse e più forza, lavoro, più risorse umane, quindi certamente. Così abbiamo fatto due missioni. Ok, quindi ora dovrei fare la missione di prendere. Ah già, innanzitutto dobbiamo anche scegliere un po' di advisor. Però prima dovrei anche scegliere un po' fare i core, sia ad Achaea sia a Morea. E teniamo un'unità in guardia. Ok, siamo diventati ormai la 39esima nazione al mondo. Un po' poco, però più passerà il tempo più diventeremo importanti. Guardiamo un attimo la situazione. Noi abbiamo quasi raggiunto il limite delle forze terrestri, delle navali ancora un po', però dobbiamo ancora un attimo aspettare. Io direi, possiamo partire a conquistare Kastamou, questa regione qui, e Sinop. Ne abbiamo pure, credo, sì, abbiamo un casus belli. Quindi muoviamoci a conquistare Kasmandò. Le altre unità le manderò a sud perché forse Kasmandò è alleata con qualcuno. Vediamo un po'. Con Akyun, che è questa cosa qui. E quindi con. Sono anche alleati con Dukarir, questa regione qui. E quindi forse un po' di queste regioni qua mi odieranno. Un po' per essere ovviamente entrati in guerra con un loro alleato. Noi abbiamo la Crimea dalla nostra, stiamo abbastanza tranquilli. Bene, ora stiamo generando molto oro per turno.
perché Costantinopoli è un centro importantissimo di commercio, uno dei più importanti del mondo. Quindi, bene, potrei scegliere subito degli advisor. Io vado subito a scegliere. Un mastro del reclutamento come advisor militare. Sì, che almeno genereremo più forza, risorse umane, ecco. Invece te. Ancora no, c'ho pochi soldi, devo aspettare un attimo. Mettiamo le forze assieme e poi dopo dividiamole. Una andrà qui e l'altra andrà qui. Intanto, togliamo un leader da queste zone e spostiamolo qui. Tu non hai un leader e ti daremo un leader. Questo qua è un buon generale. Quanto ha di fuoco? C'ha 6. Porca puttana. Peccato che non abbiamo ancora credo il fuoco. Polvere da sparo non l'abbiamo ancora. Oh, rivolta in Bulgaria. No, diamogli un po' di soldi e aspettiamo un attimo. Saremo a corto di soldi, ma non importa. Aspettiamo un attimo. Torni tutto a posto. Oh. Ah, abbiamo chiesto un prestito alla banca automaticamente, non lo sapevo. Aspettate un attimo. Abbiamo quindi un debito, dopo lo voglio ripagare questo debito, ovviamente. Perché aumenta l'inflazione, i debiti. Aumentano tanto l'inflazione, non è una buona cosa. Quindi ripaghiamo. Eh? Perché abbiamo pure l'interesse del 4%. Stronzo di merda. Ok, devo andare in guerra con la Lituania. La Crimea, che è un nostro alleato. Bene. Va bene, dopo vedo che posso fare. Intanto dichiariamo guerra a Kadar. Tanto qua sta arrivando uno. Ah già, sì, le altre navi le devo spostare qui, in zona. La Lituania è potente, non credo che la Crimea ce la possa fare in questa guerra. Oh, devo vedere come se la cavano, perché la Crimea è veramente potente. Cioè, la Lituania è veramente una nazione molto potente. Poi è alleata con la Polonia, che la Polonia sappiamo che è la Polonia. Che gli abbiamo bloccato un porto. Andiamo anche ad attaccare Durakir. Benissimo. Stiamo facendo un po' di male. Altre navi dove sono? Ricordo di avere una flotta. Ecco l'altra flotta. Mettiamola qui. Non si sa mai. Voglio tenere sempre la flotta bella compatta. Tanto, guardiamo un attimo il mondo. Prendiamo un attimo un piccolo respiro. Vediamo un attimo il mondo. Siamo il 20 ottobre. Beh, in Italia la situazione sembra abbastanza stabile. Gli spagnoli non sono ancora partiti con la reconquista. Gli inglesi stanno conquistando la Scozia. Invece, la Danimarca sta andando tutto bene.
Sì, non sta succedendo nulla di che, c'è la guerra di 100 anni che gli inglesi se le stanno prendendo di santa ragione, quindi è giusto che sia così. Ah, c'è conflitti interni in Inghilterra. Eh sì, dovrebbe sbucare tra poco la guerra delle rose in Inghilterra. L'Inghilterra in questa partita è veramente difficile giocare. Perché è una delle nazioni che parte più di merda. Perché ha un leader che ha zero in tutto. È il leader più merdoso che ci sia. Zero in tutto. E oltretutto, loro sono in una guerra che stanno perdendo. Poi c'è anche la Borgogna che è veramente, veramente potente. Però è destinata a morire, credo, la Borgogna. Perché quando morirà il re, se non ha eredi, la Borgogna finisce. Borgogna. Intanto qui la Crimea un po' di una mano gliela potrei dare. Dopo vedo che riesco a fare. Intanto qua c'è Mosca che vuole occupare un po'. Intanto guardiamo qua il mondo est. La dinastia Ming continua a controllare la Cina. Ok, possiamo fare una decisione sul collezionare le tasse. Praticamente possiamo decidere di tassare o meno il clero. Possiamo o dire di no o dire sì. Io direi di sì. Così perdiamo un po' di pietà. Oltretutto dovrei pagare questo cazzo di debito con la banca. Tenete sto cazzo di debito. Ok, una missione avevo già. Conquistare la Grecia del Sud, quindi dovrei conquistare anche Atene. Dovrei dichiarargli guerra. Se facciamo anche fare una cosa, un influenza. Chiamoli la protezione. E iniziamo a fare. A fabbricare una rivendicazione, direi. Ok. Dobbiamo. Ah, dobbiamo aspettare il 25 febbraio. Ok, intanto l'assedio sta andando bene a Casmano e Sinop. E siamo nel 48. Con leader Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, anche nella realtà. Che aveva pure i cannoni nella sede di Costantinopoli. Invece qui no, non ne avevamo. L'abbiamo ancora scoperti. Gliel'ha offerti, credo, un creatore di campane bosniaco o qualcosa del genere. Poi avevano sti cannoni qua che erano qualcosa di allucinante, erano potentissimi per l'epoca. Ok, la guerra direi che è quasi finita. Quindi direi di fare annessione statale. Né di più né di meno. Facciamo anche una regione madre Sinop. Oltretutto mandiamo un diplomatico ad Atene e fabbrichiamo una rivendicazione su Atene. Tanto controlliamo un attimo un po' la nostra espansione aggressiva. Siamo a 49. Dobbiamo fare attenzione a questo perché se abbiamo. Ecco, stavo per dirlo. Dobbiamo fare attenzione all'espansione aggressiva perché se continuiamo a dichiarare guerra e prendere province potremmo essere una nazione non tanto amata. Che ce ne frega a noi, noi siamo ottomani, giusto? Però ricordiamo anche che possono fare delle coalizioni contro di noi le altre nazioni. Ossia, se c'è una nazione troppo potente che conquista, e ci sono tante piccole nazioni attorno che possono essere soggiogate, possono fare un'alleanza contro di noi. Ovvero, ogni volta che qualcuno di queste alleanze entrerà in guerra o verrà dichiarata guerra lì, con uno di questi, tutte le nazioni coinvolte entreranno in guerra contro questa grandissima nazione. E l'hanno appena fatto.
una coalizione Dulakir, che è questa, Atene e basta, e Karaman, che sono queste regioni qui. Non dovremmo avere troppi problemi, solo che se continuiamo così può anche darsi che un alleato, tipo, non è il problema delle piccole nazioni, il problema è che se una di queste piccole nazioni fosse alleata con una nazione molto importante, facendo un esempio i Mamelucchi, Lituania, Ungheria, possono esserci già un po' di problemi. Noi ottomani siamo una nazione molto molto potente, non dobbiamo spaventarci di ciò, però dobbiamo fare comunque un'attenzione a ciò. Intanto la Crimea come se la sta cavando con questi qui. Ah, c'è anche Genova dalla loro parte. Quindi sono anche in guerra con Genova. Ok, quindi diamo una mano ai nostri alleati. Può portare due reggimenti. Portiamo un reggimento alla volta, quindi. Facciamoli sbarcare tutti in Crimea. Così faremo entrare gli ottomani, la nostra grandissima nazione. Ah, ok, il vino è di qualità buona. E quindi ci saranno meno rivolte. Cioè una popolazione ubriaca e una popolazione contenta. Devo ricordarmelo. Una popolazione ubriaca e una popolazione contenta. Boh. Benissimo, quindi continuiamo a far sbarcare truppe. Perfetto. Quindi partiamo. Stanno per arrivare al tutto. Questi bastardi. Arriveranno il 3 settembre. Tre giorni, merda. Dobbiamo muoverci. Muovetevi, 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 uomini. Dai, devono arrivare i rinforzi. Sì. Sì, stanno crepando. Ah, ci sono preso uno spavento. Ma solo uno, tranquillo. Ok, dovremmo anche mandare altre unità di rinforzo. Non si sa mai. Aspettiamo un attimo che si riprendono un po', perché sono stati veramente danneggiati. Sono in trasporto. Anche questi. Andiamo a combattere contro i no questi qui e li abbiamo ammazzati totalmente. Ora andiamo a dare una mano qui su Yedi-san. E ok, continuiamo a mandare le unità sempre. Dobbiamo muoverci, che stanno per vincere adesso. Sbarchiamo. Un'offerta di pace dalla Lituania. Ci darà
84 ducati. L'offerta di pace è solo tra me e Lituania. Ma che dico? Ci sta, a me sta bene così. Perché intanto era solo. Sì, perché ovviamente noi non facciamo parte della. Proprio lì, della guerra in sé. Quindi in teoria noi possiamo anche avere, fare tutte le nostre offerte, accordi tranquillamente da soli. Quindi non ci sono problemi. Quindi arriviamo qui. Stata una pace buona, a me è piaciuta, così, così che si ragiona. Intanto dobbiamo proteggere un po' di zone commerciali qui. Ok. E ora prendiamo un po' di consiglieri. Io direi di prendere un consigliere per le spie. Non so che cosa servono le spie, dovete dirmelo voi. Cioè, non lo so assolutamente. È un artista. Sì, forse è un artista con me. Aspetta un attimo. Ah, il nostro agente è stato scoperto dagli quelli di Atene. Quindi è probabile che mi lanceranno qualcosa tipo dicendo "Atene, non fare queste stronzate". Io faccio quel che cazzo che mi pare, ok. Bene, e intanto dovrei fare qualche unità in più, 2 o 3. Direi di fare una Costantinopoli. Uno qui e poi due cavallerie, una qui e una qui. Perfetto, 4 unità siamo a posto. Perché ovviamente c'è un limite all'unità. Oh no, posso farle ancora altre 3, non altre 4. Quindi una cavalleria lasciamolo stare. Perché abbiamo il limite dell'unità, non possiamo fare quante unità vogliamo. Tipo il nostro stato, 34 reggimenti. Noi ne abbiamo 31 al momento. E quindi se noi possiamo fare 34. Però se noi andiamo già 35, 36, 37 per ogni unità al costo di manutenzione, di pagamento diventa esorbitante. Quindi un grande problema. Stessa cosa per l'esercito navale, però. Paghiamo 10 euro per turno per mantenimento dell'esercito. Non è pochissimo, eh. Soprattutto nelle fasi iniziali. Dopo diventerà normale, anzi poco. Però dopo. Adesso è abbastanza tanto. Tanto. Ah, non abbiamo più. Ho preso i casus belli contro l'Ungheria, quelli che avevo. Però non è che mi importa più di tanto. Assegniamo ogni esercito a un generale. Qua dovremmo aver quasi finito di fare questa nostra provincia, nostra, diciamo, proprio nostra, nostra. Tanto dovrei anche cambiare la religione. Vediamo un attimo. Ah, l'Albania. Quanto ci tempo? Ci mette nell'Epiro 38 giorni. Non so, forse meglio aspettare un attimo
di conquistare, far tutto e poi dopo possiamo iniziare tutto quanto. Carità per i poveri. Fare carità ai poveri è una delle cose che è importante per la religione dell'Islam. E quindi dobbiamo dare un po' di soldi ai poveretti di Costantinopoli. Si chiama Istanbul. Ah no, è Istanbul, brava. Possiamo dare pane gratis, eccetera, eccetera. Certo, oppure no. No, io non do pane gratis. Ok? Perché così perdo un po' di pietà, che la pietà bassa va bene per me. Abbiamo un po' meglio la pietà bassa, io la trovo buona. Avremo quasi finito tra poco di tutto qui. Ok, abbiamo trasformato queste due. Abbiamo finito di trasformare queste due province nostre. Quindi, direi che per questo video è tutto. Vi consiglio di votare e commentare. Ci sentiamo alla prossima, gente.